Verissimo, Francesco Monte, non volevo andare via dall'isola dei famosi. Mio padre ha pianto. Aspetterò Paola Di Benedetto. Francesco Monte a Verissimo, le dichiarazioni dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Francesco Monte è tornato in TV dopo aver lasciato l'Isola dei Famosi. Ospite di Verissimo, si è difeso dalle accuse di Eva Enger ma ha soprattutto svelato il suo stato d'animo. Uno stato d'animo che non è dei migliori. Perché Monte non voleva lasciare l'Honduras, da tempo sognava di fare questa esperienza ma il Kannagate ha mandato tutto all'aria. Francesco è stato in un certo senso costretto a tornare in Italia per difendere la sua persona e i suoi diritti. L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha spiegato che era molto preoccupato per il padre Angelo e per il fratello Stefano. Cosa ha detto Francesco Monte a Verissimo? Stavo cominciando a metabolizzare alcuni aspetti della mia vita, come la rottura con la mia ex fidanzata, quando è successo tutto questo. La produzione mi ha avvisato di quanto stava accadendo in Italia, non potevo restare in quella condizione all'Isola dei Famosi, ha dichiarato Francesco. Ho subito pensato a mio padre e a mio fratello. Non volevo andare via, ma dovevo difendere la mia persona e la mia famiglia, ha aggiunto Monte. Quando ho visto mio padre mi ha abbracciato e ha pianto. Non mi ha chiesto spiegazioni, lui mi conosce, ha puntualizzato l'extronista di Uomini e Donne. Il Tarantino, che ha ribadito di aver portato in Honduras del semplice tabacco, è pronto ad affrontare senza timore le accuse di Eva Enger. Si va avanti, risolveremo anche questo, ha chiarito il giovane. Francesco Monte pronto a rivedere Paola Di Benedetto. Rientrato in Italia. Francesco non ha dimenticato Paola Di Benedetto, l'altra concorrente dell'Isola dei Famosi con la quale ha avuto un flirt. Purtroppo la nostra conoscenza è stata interrotta. Il nostro avvicinamento è stato spontaneo. All'inizio ci guardavamo con un po' di antipatia. Poi ci siamo conosciuti un po' di più, le ho raccontato cose della mia vita che non pensavo di riuscire a dire. Anche lei è uscita, come me, da una lunga relazione ma tra di noi non è la classica situazione chiodo schiaccia chiodo. Monte ha infine assicurato, quando uscirà ci vedremo.